Beh, allora io intanto devo dire che sono un ragazzo che ha avuto una traiettoria di vita abbastanza comune fino al momento in cui è stato licenziato. In tempo di Lavoro che facevi? lavoravo nel bianco, si dice, vendevo nelle domestici. E l'ho fatto da quando mi sono laureato, diciamo dal 2010 al 2012-2013. E dopodiché è stata un po' un'esperienza in divenire in tutti i sensi, perché una volta che mi sono licenziato, diciamo, ho deciso di non cercare di rimettermi nel mercato del lavoro in maniera convenzionale, classica, cioè c'era un altro mestiere vicino a quello che già facevo. Ma ho cercato di utilizzare in parte un po' le competenze acquisite a livello scolastico e in parte quella che era anche la mia passione, quindi unire, diciamo, l'agricoltura, che è sempre stata una mia passione, un mio pallino, e l'educazione. E così via piano, con diversi, diciamo, anche fallimenti o comunque diverse difficoltà, sono riuscito a cavarmi una nicchia in cui poter operare e in cui poter anche aiutare, nel senso che, diciamo, quello che io faccio oggi come lavoro è sì in parte del lavoro, però è anche vita vera e passione, un po' tutto, insomma. Non considero, io non mi sveglio la mattina e dico vado a lavorare, vivo. Quindi praticamente tu, come una parte del tuo lavoro, consiste nel aiutare le aziende che vogliono fare una trasformazione, essere più sostenibili, a intraprendere la strada dell'agricoltura naturale rispetto alla strada della produzione intensiva di massa, diciamo. Quali sono i vantaggi o le difficoltà che tu hai incontrato in questo percorso? Cioè, perché un'azienda dovrebbe coltivare in maniera naturale? Beh, innanzitutto dobbiamo forse magari riallacciarci anche a quello che è stato detto precedentemente negli altri interventi, nel senso noi in questo momento storico ci troviamo in un momento di crisi che mediamente misuriamo a livello economico, no? Assolutamente misuriamo a livello esclusivamente economico, però è una crisi in realtà un po' a tutto tondo, no? È una crisi da un punto di vista sociale. E lo è anche dal punto di vista ambientale. E per quanto mi riguarda, per quello che è stato un po' il mio percorso, io cerco di guardare le cose molto dal punto di vista energetico, no? Quindi anche con le aziende agricole, nel rapporto con loro, nel lavoro con loro, per me l'aspetto energetico è fondamentale. Noi ci troviamo oggi a vivere in un mondo in cui i prodotti generiamo, quindi il nostro cibo, la nostra energia, vengono fabbricati da un'agricoltura industriale in cui c'è un enorme input di energie fossili. Mediamente ci sono 10 kcal di energie fossili immesse nel sistema per avere una kcal di prodotto alimentare. Tipo trattori, concimi. Esatto, cioè sostanzialmente noi tra gasolio, detentori, tra pesticidi, diserbanti, eccetera, immettiamo 10 volte in energia, in termini energetici, quello che ricaviamo. Ok? E questo è un uso di bilancio che è stato, diciamo, permesso, insomma, lo viviamo tutti i giorni ed è uno sbilancio che nel corso del tempo e nel lungo periodo soprattutto ci sta facendo rendere conto che in realtà stiamo depauperando le risorse del nostro pianeta. Quindi nel momento in cui ti approcci a un'azienda agricola, l'ottica di fondo è quella di cercare di fare in modo che questa azienda possa continuare a produrre i propri prodotti, ma in una maniera meno impattante per l'ambiente in cui lavora sostanzialmente. E si può fare in un modo economico. Ho capito. Allora, cediamo un attimo la parola a Stefano e poi torniamo da te. Allora, Stefano, io so che tu ti occupi di welfare generativo,
nonché anche la mia tesi di laurea, quindi sono relativamente interessato. Vuoi spiegare un attimo al nostro vasto pubblico che cos'è il welfare generativo? Di fatto si è iniziato a parlare di welfare generativo nel momento in cui ci si è accorti che il welfare tradizionale, e quindi studiando una serie di modelli in Europa e nel mondo si sono parlati di welfare, ma diciamo, il welfare scusa, per chi non sapesse cosa è il welfare, il welfare è tutto il sistema che si occupa del benessere delle persone. Questa, in modo semplice, questa è la definizione di welfare, è il sistema che si occupa di garantire alle persone in un contesto sociale e nazionale un certo benessere che riguarda sia la salute, quindi la sanità, l'ambito sanitario, ma anche l'ambito sociale in genere. Questa è la definizione di welfare. Il welfare tradizionale è un welfare. Diciamo il welfare tradizionale europeo è un welfare che si occupava di garantire a tutti questo benessere, poveri, ricchi, e questo è il welfare universalistico. E si è sviluppato all'inizio con l'intento, con l'idea che lo Stato potesse garantire effettivamente a tutti questo benessere. E poi nel tempo, negli ultimi anni, dopoguerra in poi, questo era il pensiero, e a partire da un certo periodo in avanti ci si è accorti che lo Stato che offre risposte ai bisogni delle persone non riesce a reggere l'incremento di domanda di bisogni e l'incremento del disagio nei contesti sociali. Tutto il cosiddetto postmoderno è un postmoderno che ha generato tanto benessere da un punto di vista economico, e tanto disagio e tanti bisogni da un punto di vista welfaristico. E a un certo momento il welfare si è accorto che non riusciva a reggere questa domanda, cioè io chiedo tasse per dare servizi, ma se aumento le tasse e aumentano i servizi io non riesco a reggere, esplodo. E da qui tutto il pensiero su allora come ripensare il welfare. Il welfare generativo è una risposta a questa crisi di welfare tradizionale, welfare assistenzialistico. In che cosa L'idea, consiste? ecco, l'idea è quella che occorre riportare l'idea di benessere dentro il contesto sociale, cioè non può essere più semplicemente lo Stato che si occupa di dare il benessere alle persone, ma sono le persone stesse che devono riprendere in mano il concetto di benessere, del proprio benessere, e quindi essere in grado di generare le risposte ai propri bisogni e le risposte al proprio benessere. Naturalmente questo insieme allo Stato, perché non può essere tutto così netto, diviso tra Stato e società, insomma. È un modello di welfare partecipato, praticamente. Sì, esatto, un modello di welfare è restituire al cittadino questa capacità di generare benessere è evidentemente un ribaltamento veramente notevole, anche perché tutta l'ipotesi di welfare assistenziale ha abituato le persone, intanto le ha individualizzate, quindi la cifra, la caratteristica propria del postmoderno, non lo dico io, è la frantumazione, anzi Bauman dice la polverizzazione dei contesti sociali e i contesti liquidi, quindi dire ai cittadini adesso riprendetevi questa capacità di dare risposte, e in realtà i cittadini non esistono più, si parla di esodo dalla cittadinanza, quindi hai degli individui, dei soggetti che sono ormai alienati dal contesto sociale, e quindi restituire ai cittadini questa competenza non era, è un compito arduo, insomma. Ci fai degli esempi concreti di applicazioni di welfare generativo, magari legato ai migranti, che è una tematica che a noi sta molto a cuore? Sì, intanto una precisazione. Io in 20 anni di esperienza, perché da 20 anni io non nasco, ho un percorso molto particolare, lo dico giusto per presentarmi, mi ritrovavo nel percorso particolare di Andrea, appunto. Anch'io ho un percorso particolare, nasco come laureato in lettere, quindi poi ho iniziato a lavorare in una casa editrice che però si occupava anche di scuola, ma anche di problematiche sociali, e proprio lavorando sulle problematiche sociali e leggendo e potendo vedere tante esperienze,
e potendo vivere la mia situazione invece personale, mi accorgevo del gap, cioè del distacco tra il pensiero e la realtà, tra tante esperienze che giravano di eccellenza a livello europeo e il contesto poi mio, personale. E da lì è nato tutto un desiderio mio di, come dire, prendere le idee, metterle in pratica, cercare di tradurle in pratica per dare efficacia a quelle idee. E qui nasce prima come volontariato e poi come professione la mia attività appunto legata allo sviluppo di comunità. E lo dico perché la mia professionalità, il mio lavoro non nasce da contesti connotati immigrazione, ecologia, nasce proprio dall'idea di ricostruire un contesto che fosse generativo dentro i contesti di cittadinanza, di comunità. E però facendo questo mi accorgevo, cioè rifocalizzando per esempio il tema delle relazioni dentro il contesto di comunità, mi accorgevo che questo generava integrazione, cioè più forti relazioni tra italiani e stranieri, senza parlare di integrazioni. Facendo questo lavoro di ricostruzione dei legami si generavano esperienze che avevano la nota ecologica molto forte, perché questo è molto forte come desiderio nelle persone oggi. E, ecco, il mio lavoro è proprio quello di rimettere insieme le persone, rimetterle in dialogo, in comunicazione, in relazione, e da queste relazioni far sì che i desideri, che sono a volte profondi nelle persone, acquistino piano piano la forma e la forma dell'azione, del fare qualcosa insieme. Ma il fondamento di tutto sono le relazioni. Allora, rimettendo insieme le persone, per esempio, nasce l'idea di fare un negoziato del riuso, come modalità di incontrare altre persone, di dare risposte ai bisogni di persone che stanno vicino, oltre che ai propri bisogni. Oppure nasce l'idea di gestire un parchetto insieme dove vanno i propri figli. Allora, parchetto prima frequentato da spacciatori, eccetera, eccetera, viene ripreso in mano dalle famiglie, dal contesto, che vengono, hanno da una parte la possibilità di trovarsi e di trovarsi insieme, e fondamentale è il piacere di ritrovarsi insieme, ma al tempo stesso sorvegliano il parchetto e quindi permettono ai propri figli e ad altri bambini di stare nel parco e quindi di riqualificare quello spazio. Naturalmente legato a questo c'è una saltuaria pulizia del parchetto, per esempio, fatta da tutte le persone. Quindi sono i cittadini che per il proprio benessere danno risposte ai propri bisogni, senza bisogno di chiedere, di invocare l'aiuto dello Stato. Salvo che in molte situazioni i comuni, quindi le istituzioni, vengono incontro a queste nuove forme. A volte sono attrezzati, a volte non lo sono, però in molti casi abbiamo visto che i comuni sempre di più stanno orientandosi ad aiutare queste forme di automutuo aiuto o di generatività della cittadinanza. Anche se, questo è un aspetto particolare, queste forme di interazione positiva tra cittadinanza e istituzioni non sono ancora sufficienti a garantire una reale trasformazione del welfare. Occorre un pensiero e un approccio molto più, uso una parola brutta, sistemico, cioè che questa cosa entri nella consapevolezza e nel modo di agire dei politici, degli operatori del terzo settore, oltre che dei cittadini. E questo è un processo di trasformazione profondo che non è semplice da attivare, ma è fondamentale in prospettiva. Bene, ti ringrazio, e se posso, magari volevo fare anche un esempio di welfare generativo da economista o presunto tale, giusto per far capire un attimo la valenza di questo modello. Praticamente nel 2009 il comune di Ornelle a Treviso ha emanato una delibera comunale nella quale diceva: perfetto, tu cittadino hai dei problemi, non arrivi a fine del mese, bene, ti do una mano io a pagare le bollette. E questo in termini di non tipo io ti pago 200 euro di bollette e tu mi fai 200 euro di servizio, ma in base a quello che la persona può fare e si sente di fare in base alle abilità personali. Questo pittore praticamente ha ridipinto il centro sociale di Ornelle
E da questa esperienza abbiamo avuto dei vantaggi sia economici e anche sociali. Allora, dal punto di vista economico, il comune non ha dovuto fare bandi, ha pagato un pittore professionista con una paga media e non ha avuto quelli che in economia si chiamano costi diretti, ovvero da quando il comune ha iniziato questa attività, nessun altro l'anno dopo ha chiesto sussidi a costo zero. Quindi vuol dire che l'italiano medio, se gli viene chiesto di fare tantino così, per tanto così, non lo fa, e non lo fa. Ecco. E dal punto di vista sociale, una famiglia che stava andando sul lastrico è stata salvata, e in più una persona che viveva in questa realtà, in questa città, ha fatto qualcosa per la collettività. Secondo me questo è uno degli esempi più rappresentativi che ho trovato di welfare generativo e appunto uno delle sue forze. E beh, io tornerei da te, Andrea. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, vuoi aggiungere qualcosa dal punto di vista ambientale, aziendale? Beh, allora, mentre Stefano parlava, mi è venuta in mente una cosa veramente molto interessante, occupandomi appunto di tematiche simili in campo però prettamente magari agricolo. Esistono in questo momento, in Italia sono poco conosciute in realtà, però in altri paesi ormai stanno prendendo piede le cosiddette CSA, sono Community Supported Agriculture, e sono praticamente delle realtà che non hanno una grossa strutturazione, ovvero si tratta semplicemente di una riconnessione a livello territoriale di persone sostanzialmente, quindi persone che fanno i produttori con le persone che fanno i, chiamiamoli consumatori, dovremmo dire cittadini, e le istituzioni. Queste CSA svolgono un'attività assolutamente importante che ha l'obiettivo ultimo di recuperare relazioni in fondo, sostanzialmente quella è la cosa più importante. E lo fa cercando di mettere in rete, in relazione, coloro che producono il cibo, gli agricoltori, con coloro che lo consumano. Questo avviene in mille maniere, non c'è, come dicevo prima, una gerarchia, una struttura ben definita. Però si tratta di un sistema che sta funzionando molto, sta prendendo piede e ha dei risvolti, diciamo, sociali molto importanti. Innanzitutto riallaccia il rapporto che ormai, insomma, da tempo è stato perduto tra la produzione di ciò che mangiamo e il fatto di cibarsene. Noi oggi siamo abituati ad entrare in un supermercato e trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il fatto di andare da un intermediario che è una persona fisica ti permette di acquistare quello di cui hai bisogno, ma in più ti permette di intessere una relazione. E da questa relazione poi si scopre, come Stefano ci diceva, possono emergere, venire fuori mille progetti, mille idee. E quindi si tratta semplicemente di una riscoperta di quella relazione comunitaria che con i suoi pro e i suoi contro una volta era sicuramente più pervasiva della società. Oggi con l'individualismo crescente in cui viviamo, certamente è minore. Si tratta di un'iniziativa che anche, diciamo, in Italia, anche ad esempio nel contesto dove vivo io, si sviluppa in una modalità che ad esempio possono essere i gruppi di acquisto solidale. Gruppi di acquisto solidale che fanno in modo che venga creata una relazione con il produttore, dico una stupidaggine, delle mele e venga data la possibilità agli uni e agli altri di migliorare la propria condizione,
la propria condizione di acquirente, la propria condizione di produttore. Ad esempio, faccio un esempio specifico che proprio utilizziamo noi nel gruppo di acquisto della mia città, il fatto di poter dire, ad esempio, banalmente a un produttore che per quell'anno verranno acquistati più o meno tot chilogrammi, quintali, diciamo, di mele, dà un sollievo al produttore nella gestione dei suoi, diciamo, flussi produttivi e quindi permette a lui di essere più efficiente. La sua efficienza permette a noi di avere magari un riscontro in prezzo migliore, ma al di là, diciamo, dell'aspetto economico, si crea un rapporto fiduciario che ti permette di avere diciamo, di avere un prodotto per le mani di cui conosci la filiera e di cui hai fiducia e che quindi ti fa essere in fondo anche più felice. Questa è la cosa più bella forse, cioè nel momento in cui io scarto un cellophane di una vaschetta con dentro le mele, per dire, non sono ugualmente felice rispetto a andarle a prendere in cantina dal produttore che magari nel frattempo è diventato anche mio amico. E questo insomma è un aspetto molto interessante. Beh, a riguardo a questo volevo sollevare tutta la gente qui presente, nel senso, noi al Festival abbiamo frutta e verdura a chilometro zero, quindi niente cielo, state tranquilli, insomma. Vuoi No, aggiungere? volevo aggiungere perché mi piace moltissimo quello che lui ha raccontato e lo ritrovo nelle mie esperienze concrete e anche nel mio pensiero, cioè questa cosa che là dove si recupera una relazione, si recupera il piacere proprio, no? Una gioia anche di acquistare un prodotto perché è parte di una relazione viva, non è. E questa però è una sfida oggi enorme perché viviamo in contesti totalmente frantumati e queste prospettive economiche reggono nella misura in cui si ricostruiscono proprio queste relazioni. Anche il welfare generativo è partito con un grande risalto anche pubblico perché sembrava semplice dire ok, adesso restituiamo ai cittadini la possibilità di essere cittadini, come se questa cosa fosse automatica e non lo era per niente, perché il cittadino di oggi è un cittadino esodato in realtà dalla cittadinanza, è un cittadino isolato, è un cittadino frustrato, è un cittadino che sta perdendo spesso anche il desiderio di qualcosa. Il desiderio, Derrida dice che uno dei danni più grossi oggi è la perdita del desiderio. E questo cittadino vai lì e gli dici: guarda, dice, adesso tu hai la possibilità di fare qualcosa. E lui ti guarda e dice: beh, allora? E dice: ma come? Dice, tu prima lo facevi pagato e io dovrei farlo gratis? No, no, dice, scusa, mettiamo le cose in chiaro, io non faccio le cose gratis per te, no? Questo, se banalizzando, ma è la risposta che molti contesti hanno ricevuto, per esempio, dalle associazioni, pensando che le associazioni fossero contente di fare questa cosa. Non lo erano perché buona parte delle associazioni di volontariato sono in crisi. Una frase ricorrente, siamo i soliti quattro gatti e adesso venite a chiederci di fare le cose che prima voi facevate pagati. E no, no. Capito? Quindi il welfare generativo, un conto è dirlo e un conto è farlo. E qui c'è tutta la dimensione delle relazioni su cui occorre lavorare e che non ha una risposta immediata e non ha la risposta che tu pensi. No, lo Stato dice: io ho bisogno di questo servizio, dai, organizzatemi questo servizio. E magari la gente non gliene frega niente di quel servizio, ha altri desideri e non quello. Allora ricostruisci i legami e viene fuori altro da quello che tu vorresti, tu comune, tu azienda dei servizi, eccetera, eccetera. E quindi il welfare generativo è qualcosa che non è controllabile dall'alto, è qualcosa che appunto si genera dal contesto, da quello che c'è nel contesto delle persone. Movimenti dal basso, Dal insomma. basso, appunto. E bisogna avere l'umiltà, da una parte l'umiltà, dall'altra la pazienza, la capacità di reggere contesti profondamente incerti. Perché quando ci si muove per rimettere insieme le persone, questi movimenti sono carsici, sono profondi, non riesci mai a controllarli, non devi controllarli, devi solo fare la parte di stare in queste situazioni e lavorare in queste situazioni. E poi,
piano piano vedi che le cose prendono corpo nella forma che il contesto ti offre. Allora, qui c'è tutto un lavoro anche dal punto di vista degli operatori, operatori sociali, che non è immediato. L'operatore è quello che viene con la sua cassetta degli attrezzi e dice: ok, adesso facciamo questo e io guido le persone a fare questo. E questo non è nella logica del welfare generativo, perché non genera dal basso, genera quello che tu hai in testa, e non è la stessa cosa, anzi è molto diverso. Cioè, lo Stato dovrebbe mettersi al servizio della cittadinanza che propone, esatto, delle cose, delle attività. Esatto, e questo il welfare generativo, e buona parte del contesto istituzionale non l'ha ancora capito, non è un welfare che tu hai in testa e che gli altri devono fare, è quello che viene dai cittadini. Tu devi entrare a ricostruire le reti che poi permettono la generatività, che non è magari quella che hai in mente tu, è un'altra. Mi hanno invitato in un contesto in cui c'era un parco lì in Trentino, che il rischio che fosse abbandonato, e mi dico: guarda, lavora con i giovani, fai in modo che i giovani facciano un progetto sul parco. Dico: no, dico, mi dispiace, dico, perché io dovrei imporre ai giovani di fare qualcosa che magari loro non sentono. Dico: io lavoro con i giovani, ma quel che viene fuori è quello che sta nei giovani. Io posso aiutare i giovani nel dialogo e nella riscoperta delle relazioni anche con il territorio a capire che cosa a loro sta a cuore del territorio. Dopodiché non posso imporre io un tema o un argomento o un esito di questo lavoro, insomma. E questa è la vera sfida, il vero problema oggi nelle istituzioni, perché c'è un rapporto di tipo molto, come dire, io ti do, tu mi dai, che non regge dentro i contesti di cittadinanza. E, ecco, e mi piaceva quello che lui diceva, perché anche lì c'è una dimensione che non è io ti do, tu mi dai, ma c'è una dimensione umana di riscoperta delle relazioni. E questo cambia tutto, ti riaccende il piacere e trasforma delle persone razziste in persone che dicono: ah, ma guarda, non pensavo che tu fossi così, no? Questo. Ed è una delle cose più interessanti che noi abbiamo visto nel lavoro, non sull'integrazione, sullo sviluppo di comunità, ma guardando l'esito dal punto di vista dell'integrazione. Quindi senza parlare di integrazione, vedere quanto il guardare alle relazioni di comunità generasse in termini di integrazione. E ci sono delle cose incredibili. Persone che tu incontri e che ti dicono: ah, gli stranieri qui, là, su, giù, cioè tutte le peggiori pregiudizi, no? E poi si trovano fianco a fianco, che ne so io, a pulire il parco, a fare una qualunque attività, o magari anche a trovarsi, noi organizzavamo questi caffè dibattito, no? Sui temi della comunità, e si trovavano nei tavoli extracomunitari, musulmani, e lì piano piano a parlare insieme, non di integrazione, ma di qualcosa che stava a cuore a tutti e due, la comunità. Allora lì scoprono l'altro non come il diverso, ma come qualcosa che ha un interesse comune, e questo produce più integrazione che non guardandosi nelle diversità, no? Ecco. Scusa. No, no, siete qua per parlare, insomma. E, bene, adesso una domanda che pongo a voi tutti. Io non so perché, nella mia testa ho sempre questo concetto che la sostenibilità, ovvero i valori verso l'uomo, verso l'ambiente, sia in qualche modo correlata all'efficienza, cioè ad un guadagno, ad un risparmio. Faccio degli esempi, non so, un condizionatore che funziona con i pannelli solari, le case passive che hanno un isolamento fortissimo, che producono energia, che hanno un riciclo dell'acqua, o avere i fornitori a chilometro zero, quindi risparmiare sulla filiera, o semplicemente prodotti più duraturi, no? Prodotti più usegetta. Io non so perché, cioè, nel senso, mi sono dato una mia risposta, queste due cose facciano fatica a svilupparsi nel mondo in cui viviamo. E volevo chiedere, secondo voi, il perché non si riesce ad andare in questa prospettiva dal punto di vista economico, e se avete qualche possibile spunto o soluzione, interpretazione del tutto, insomma. Beh, insomma, il tema è complesso, è grosso, è il tema, forse per me lo è, nel senso che cerco di occuparmene, insomma, tutti i giorni. Quindi, innanzitutto credo, diciamo, da un lato c'è la percezione, no?
La percezione che abbiamo come cittadini, magari come cittadini sensibili, consapevoli di determinate problematiche. E poi dall'altra parte ci sono i numeri, ci sono le statistiche, no? Spesso, a volte sono, diciamo, simili, a volte non lo sono. Per quanto riguarda l'aspetto della sostenibilità, ad esempio, c'è un grosso, diciamo, c'è una grossa diversità tra quello che sta accadendo nel mondo occidentale e quello che invece sta accadendo nel resto del mondo. Cioè, noi abbiamo paesi del nord Europa, ad esempio, no? Come la Danimarca, i paesi della Norvegia, Svezia, Finlandia, eccetera, che sono dei fari. In questo momento, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico e ambientale, per quanto riguarda la sostenibilità, e invece ci sono dei paesi che stanno attraversando una fase che noi abbiamo attraversato tempo fa, in cui queste sensibilità ancora non ci sono, anche se è vero, come spesso accade, che loro, nella loro situazione, stanno saltando dei passaggi. E quindi oggi possiamo vedere, ad esempio, in paesi del terzo mondo costruire diciamo, dei pozzi per l'acqua solari. Okay? La situazione è veramente complicata. Per quanto riguarda la percezione, a me piace essere ottimista, nel senso che rispetto a 20 anni fa, oggi diciamo si fa la raccolta differenziata in maniera migliore, si è più attenti, soprattutto negli ultimi anni all'aspetto legato al cibo, alla produzione del cibo, alla filiera. Certo, questo, e qui forse è il nodo anche di quello che ponevi come questione. Va un po' a scontrarsi contro la comodità. La comodità del nostro vivere, per quanto ci riguarda. Cioè, io noto che fino al momento in cui siamo qui e discutiamo di queste problematiche, sostanzialmente tutti possiamo essere d'accordo sulla necessità di dover ridurre determinati sprechi oppure determinate comfort superflui. Però poi all'atto pratico, no? È più difficile. Il cosiddetto tra dire e il fare c'è di mezzo al mare, no? Ed è realmente difficile perché noi sostanzialmente siamo nati e vissuti all'interno di un contesto che ci ha sostanzialmente dato la possibilità di avere molto di più rispetto a quello che il pianeta Terra è in grado di darci, ok? Realmente, e questo molto di più in cui noi viviamo lo consideriamo normale. Noi pensiamo semplicemente a un dato, dicevo anche la stessa cosa ieri sera. Nel 1977 è stato l'ultimo anno in cui il pianeta Terra, gli uomini abitanti del pianeta Terra, hanno consumato tutte le risorse disponibili che la Terra mette a disposizione nell'anno, durante l'anno, cioè durante i 12 mesi. Ad oggi, 2016, gli abitanti del pianeta Terra, che sono 7 miliardi, consumano le risorse disponibili, cioè che la Terra riesce a generare per l'anno 2016, le consuma, diciamo, le usa, le finisce l'8 agosto. Sostanzialmente noi dalla mattina del 9 agosto consumiamo le risorse che servirebbero per il 2017. Questo non è sostenibile. Magari per noi nel breve medio termine può anche esserlo, perché c'è un'inerzia, no? Ma per i nostri figli, i nostri nipoti, non lo sarà. Cioè noi stiamo mangiando oggi quello che servirebbe, l'energia che servirebbe a loro, un domani. E qui sta
l'insostenibilità della cosa, e qui sta il nodo cruciale legato alla nostra incapacità di ridurre il nostro stile di vita, ridurre in senso efficientistico anche. Una casa tedesca, la peggiore casa tedesca, consuma 7 litri di gasolio per metro quadro ogni anno. La peggiore casa tedesca. Una media casa italiana ne consuma 21. Siamo un colabrodo dal punto di vista energetico. E quindi, semplicemente ripartendo anche da qua, si creerebbero le condizioni per intanto dare del lavoro, perché ristrutturando il patrimonio edilizio italiano voglio vedere se non crei lavoro. E dall'altro andremo in un senso di miglioramento e di maggiore efficientamento, e quindi minor spreco di risorse del pianeta. Proprio in questo contesto, un secondo, vi faccio una domanda. Cioè, la mia domanda era ben precisa, nel senso, se una casa tradizionale di mattoni mi costa X e invece una casa di paglia, ad esempio, mi costa X mezzi, cioè la metà, e la casa di paglia è molto più efficiente dal punto di vista energetico, perché non riusciamo a passare da un punto all'altro? Poi Stefano ti dà la parola. Cioè, è proprio, parlando di case di paglia, sei proprio entrato nel punto critico, insomma, nel senso che, come hai detto tu, la casa di paglia adesso l'abbiamo nominata, no? Ma chi di noi, o quante persone, quanti italiani, se gli proponi o gli dici che esiste una casa di paglia o gliela proponi di costruirla, ti dice sì, costruisco una casa di paglia. Tu però, io ti rispondo per esperienza personale, nel 90% dei casi tutti dicono no, assolutamente no, perché prende fuoco, perché se viene vento cade, e perché i tre porcellini, esattamente i tre porcellini. C'è una grossa un grosso deficit di conoscenza, c'è una grossa mancanza di conoscenza, e d'altro canto oggi ci troviamo in un momento storico in cui abbiamo i mezzi per far conoscere in maniera molto più, diciamo, allargata tutto questo tipo di fenomeni. E certamente, se costruissimo una casa di paglia ben fatta oggi come oggi, potremmo assolutamente riscaldarci, e questo è un dato reale, esclusivamente utilizzando il riscaldamento prodotto dalla televisione, dal computer e dal frigorifero. Sarebbe una casa passiva. Fantastico. No? Sì, io, la tua domanda, ribadisco quello che gli ho detto, è una questione molto complessa. No, mi veniva a pensare che alla fine a me piace parlare di ecologia sociale rispetto al lavoro che io svolgo. No? Al di là di questo, volevo cercare una risposta alla tua domanda sul tema della sostenibilità. E io penso, ma in questo sono in linea con quello che diceva Andrea, che c'è bisogno di una profonda trasformazione culturale proprio. Il problema è come attivare questa trasformazione culturale. Questo è perché dirlo, diceva, beh, non sono sensibili i politici, non sono sensibili, però il problema è come. E questo è il grosso problema. E io ho una metafora che utilizzo per spiegare le trasformazioni del welfare in termini di sostenibilità, ed è la metafora della piazza. E dico, le società, io uso il termine comunità perché mi piace di più, è più caldo, implica relazioni, insomma. Poi, da un punto di vista sociologico, ha i suoi limiti, ma questa è un'altra questione. La comunità è come una piazza che vive in modo confuso, non nell'idea classica di confusione, ma proprio di interconnessione, tutti i problemi. Nella piazza vivono tutti i problemi. Questi problemi e questi aspetti specifici della vita della piazza, che nella piazza non si danno divisi, si riflettono in modo, come dire, diviso, separato, nei lati, negli angoli, nei muri della piazza, che sono diversi. Una piazza molto molto varia.
Nel tempo noi abbiamo sviluppato un sistema di welfare, ma non solo di welfare, abbiamo sviluppato un sistema di attenzione al contesto sociale, alla società, con una serie di operatori, esperti, che guardavano a lati, angoli della piazza, che erano il riflesso, sono nella metafora, il riflesso degli ambiti e dei problemi che vivono dentro la piazza. Per cui io mi occupo di anziani, guardo il mio angolino degli anziani, io mi occupo dei giovani, guardo il mio angolino degli anziani, io sono sociologo, guardo la sociologia, io sono pedagogista, guardo. E piano piano l'ambito, lo spazio di cui si occupavano della piazza si riduceva perché si avvicinavano al proprio angolo lato. E noi oggi viviamo in contesti di società che sono assolutamente e capillarmente presidiati nel contorno, con uno spazio minimo che è lo spazio di azione, che è spesso uno spazio virtuale, perché non esiste nella società, nel contesto sociale, uno spazio dei giovani che si è separato da tutto il contesto, dalla scuola piuttosto che da altri contesti, il lavoro, eccetera. Non esiste uno spazio degli anziani che è separato dagli altri, non esiste la sociologia da sola, non esiste la psicologia da sola. Noi ci troviamo in questa piazza capillarmente presidiata da un sacco di persone, ognuno ha il suo piccolo orticello, pezzettino, presidiato, e guai chi glielo tocca, e alle spalle hanno tutto il resto della piazza, e tutto il resto della piazza è dove si genera il disagio, che poi viene guardato in quello spaziettino lì, e dove si genera anche l'agio. Quindi non è solo uno spazio di problematica, è uno spazio di opportunità. È la nostra società, è lì, sta alle spalle, nessuno la guarda, nessuno la vede. Allora la sfida che oggi attende il welfare è quello di che ognuno si metta spalle al proprio angolo, lato di riferimento, e in questo modo vede le stesse cose di prima, ma vede qualcosa di molto di più, vede tutta la comunità, non vede solo il proprio pezzettino, non vede più dove finisce il proprio lato, angolo, e dove finisca quello dell'altro. Quindi ha due obblighi sostanzialmente. Il primo, quello di un'interconnessione con le altre realtà che non sia solo formale ma sostanziale. E in secondo luogo vede che non è possibile essere efficaci sul contesto della comunità senza il coinvolgimento della comunità stessa. Non è più un aspetto strumentale, ma sostanziale. Io voglio agire su quella comunità, è impossibile. Non riesco ad agire se non riattivando la cittadinanza. E questo però implica un processo di trasformazione non solo dei cittadini, ma degli operatori e della classe politica, perché questo movimento di mettersi spalle al lato angolo di riferimento non è un movimento che possa fare la singola organizzazione o il singolo individuo da solo. Perché? Perché se si mette da solo al proprio spalle al proprio lato l'angolo, le altre organizzazioni gli mangiano lo spazio che prima era suo, e quindi è rischiosissimo questo. Occorre che questo movimento diventi corale e che abbia una regia, e questa regia non può che essere politica. Politica in senso lato, sì, non ecco, istituzionale, perché e questa visione però manca oggi. Allora, lì è la svolta della sostenibilità, ed è una svolta però che cambia la natura dei progetti. Noi siamo troppo abituati a lavorare per progetti e a non considerare i processi. I processi sono ciò che viene prima del progetto e ciò che viene dopo. Molti progetti sono bellissimi, ma una volta che finiscono, l'esito dove va a finire? Cosa succede? Cosa succede a quel contesto dove tu hai lavorato? Chi è che capitalizza quegli esiti per ridare spazi di trasformazione al contesto stesso? E questa è la vera sfida oggi, riconnettere. Riconnettere, tutto è da riconnettere ed è una situazione estremamente complessa. Sì, guarda, sentendoti parlare ci ricongiungiamo proprio al titolo di questo dibattito, ovvero Sharing Economy, l'economia della condivisione, un'economia appunto fatta di riciclo, fatta di proprietà collettiva e fatta di condivisione di idee e di sapere. Quindi è proprio il termine esatto. È esattamente così, nei contesti di quartiere, perché io ho detto questa trasformazione la posso pensare fattibile se scelgo contesti precisi, concreti e sostanzialmente piccoli. Perché il piccolo? Perché questa trasformazione, se vuole essere concreta, deve riacquistare quello spazio che nessuno guarda, che è quello della quotidianità. Tu poi hai una persona che fa il volontariato, ma poi nel contesto di vicinato attiva il contrario di quello che fa nel volontariato. Allora agire sul vicinato è una dimensione micro che sembra inefficace, inefficiente, sembra superfluo, sembra evanescente, e invece è la radice di quel macro che però bisogna saper connettere, tessere
quindi tessere il micro e il macro è un po' la mia ipotesi di lavoro. E qui il termine condivisione è fondamentale. Condivisione di vita minima, quotidiana, ma condivisione di pensieri, condivisione di cuore, condivisione di azioni, ma senza pretendere nulla, lasciando che il desiderio che si riaccende attraverso le relazioni generi qualcosa che tu non puoi dire da subito, ma che accade. Nella mia esperienza questo accade, e accade incredibilmente nella direzione ecologica. È una delle cose più fortemente sentite oggi dalle persone. Io sono rimasto sorpreso da come questi temi, quando le persone dicono facciamo qualcosa insieme, uno dei temi più forti è proprio ecologico. Ricicliamo, puliamo il quartiere, no? Insieme a tante altre cose naturalmente, no? La ludoteca per gestire i bambini insieme, eccetera eccetera. Però questo nasce dopo un processo di ricostruzione dei legami, non perché gli dici tu devi fare questo, no? Perché questo non funziona. Bene, a me hanno sempre insegnato che bisogna che le cose troppo lunghe annoiano, e quindi noi preferiamo essere brevi e intensi. Quindi voglio chiedere se una persona del vastissimo pubblico ha una domanda da fare, oppure una delle 20.000 persone che sta seguendo su globalproject.info, no scusate, sulla pagina Facebook di Global Project, ha qualche domanda da farci. Se no, terminiamo con due spunti di riflessione vostri, e io saluto tutti quanti, insomma. Direi che siamo tutti timidi qua. Quindi no, non sono tutti timidi. Ci vuole il microfono? Così sentono. Non sono un'esperta, però mi è piaciuto molto. Neanche a noi. Ecco, dico che non ho sentito parlare di quella sharing economy, che pure rientra un pochino in questo orizzonte, che presenta aspetti forse più critici, tipo quella di Uber, non so, per fare le cose più conosciute, quella di Uber Pop, oppure, non so, Airbnb, lì dove... Così, ci sono dei fenomeni e delle ricadute anche interessanti, positive, di servizi a prezzo minore, eccetera, però si dice che c'è una situazione di deregolamentazione anche delle persone che ci partecipano e che agiscono attivamente, non so, dagli autisti a... Ecco. Sì, lascio a voi la risposta perché io non saprei cosa dire, insomma. No, la sharing economy, io vi faccio un esempio, non relativo, che ne so io, al car sharing piuttosto che altre iniziative di questo genere. Conoscete Social Street? L'esperienza di Social Street? Social Street è il tentativo di riattivare la vita delle strade attraverso l'utilizzo di Facebook sostanzialmente, no? Quindi... E questa cosa è partita da un contesto che è quello del via Vernazza, credo si chiami, ma magari mi sbaglio, a Bologna, e attualmente si è diffusa come modello in 300 altre vie in tutto il mondo. Io ho visto diverse di queste social street, per esempio, e in alcuni casi sono state attivate con le stesse modalità ma non funzionano. Allora, la domanda è perché non funzionano? Io ho incontrato alcuni di questi cittadini di via Vernazza e mi dicevano, ma guarda che via Vernazza ha funzionato perché c'era un contesto di rete, di comunità che preesisteva all'utilizzo di Facebook per rilanciare queste relazioni. Come dire, c'era un humus culturale che permetteva all'iniziativa di non solo di partire, ma di rianimare, rilanciare e di sviluppare quell'humus. Allora la mia idea, e poi magari sbaglio, è che se c'è un humus, che questa cosa ce l'ha dentro, le idee partono. Se questo humus non c'è da un punto di vista culturale, è evidente che c'è un lavoro culturale da fare alla base. E io per esperienza mi sono accorto che tante persone potrebbero fare quella cosa lì, la fanno dopo che incontrano il vicino di casa che gli parla, che la usa, che gli fa vedere. Allora
da questa condivisione c'è un passaggio di cultura, non so come dire, la relazione produce cultura. In contesti dove non ci sono relazioni, io ho la mia macchina, ma car sharing, ma cos'è sto car sharing? Poi magari il tuo vicino ti dice no, ma guarda, io la utilizzo così, e uno dice vabbè, poi a forza di dare questa cosa o per frequentazione, questo entra, no? Io utilizzo dei vestiti, i vestiti usati, utilizzare i vestiti usati. Io quando a un certo momento me ne hanno parlato, dicevo boh, poi ho incominciato a frequentare insieme ad altre famiglie negozietti del riuso e dicevo, ma in fin dei conti sono vestiti quasi nuovi, sono lavati, ma perché non posso usarli? Perché altri le usavano, delle persone che conoscevo. E questo, come dire, mi dava più forza nel fare quella scelta. Quindi dietro a queste iniziative encomiabili c'è un contesto culturale, e il contesto culturale nasce da contesti relazionali. Questa è la mia visione, dopodiché non a caso i contesti del nord Europa sono contesti dove l'idea di comunità è molto più forte che non in Italia. L'Italia come cultura latina, diciamo in genere, è una cultura molto più individualista, e questo individualismo si riflette in queste situazioni. Questo è... Sì, è proprio in linea con quello che dici, anche sulla base delle esperienze fatte. Nel momento in cui io riscontro ogni giorno, nel momento in cui c'è una strutturazione top down, no, del progetto che magari non riscontra un processo, il tutto può venire a mancare. Noi dove nel contesto dove abito e lavoro è nato sostanzialmente un ufficio condiviso, no? Che in inglese sarebbe co-working, un ufficio condiviso sulla base semplicemente del fatto che c'erano una serie di persone con in precedenza relazioni che si sono ritrovate ad avere un problema in comune e hanno deciso di risolverlo insieme. Okay. Quello ha fatto nascere un progetto, non esisteva niente, non c'era nulla di preordinato, no? Da quel bisogno è nato un progetto, e è un progetto che si sta dimostrando vincente e che si è fondato semplicemente sulla base dell'energia delle persone che ci hanno messo la loro volontà, il loro tempo, la loro esperienza, il loro amore sostanzialmente. Bene, allora io ringrazio Alberto, cioè, fine ho detto Alberto al posto di Andrea, ringrazio Andrea e Stefano. Sì, il tempo sta scorrendo, comunque Stefano ci ha portato qui in libreria il suo libro, che adesso Andrea vi mostrerà, che parla appunto di come sviluppare le reti nei quartieri, come fare questa economia di strada, di comunità, insomma. Volevo ringraziare i nostri ospiti, volevo ringraziare tutto il pubblico che è qui, i 20.000 che ci stanno seguendo da Facebook, e vogliamo ringraziare Sherwood Photo e Sherwood Video che permette tutto questo. E se volete cercare un po' di informazione pulita e indipendente, andate a vedere il sito di globalproject.info. E vorrei ricordare che tutti i dibattiti di Sherwood 16 li trovate su YouTube, sull'apposita playlist dibattiti Sherwood 16. Grazie a tutti, un applauso spontaneo e buona serata.